Nel video di oggi giocheremo per la prima volta Gmod e ci faranno compagnia tutti gli amici, tutti i personaggi della Poppy Playtime. In più, per i veri locchini come voi, devo farvi un annuncio. È uscito il libro della Lotti Playtime. Faremo sfidare cane contro gatto. Riusciremo a non farci mangiare da Huggy Wuggy incubo. Guarda come cammino. Oh, 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 oh. Buona visione. Allora, Bunzo, siamo io e te. No, non sbattere i piatti. Sono io che devo sbattere i piatti. Fermati. Fermati, ti faccio volare. No. Ciao amici, sono Locky e siamo finalmente arrivati su un gioco dove non conosco il modo per uscire. Vedo che ci sono tante uscite, ma non so come si esce. Anche perché se lascio andare sto coso, ah, aiuto, ah! Forse ce l'abbiamo fatta. Come si apre? Ah, ok, 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 ok. Sono qui, Bunzo. È inutile che batti i piatti. Batti, batti i piattini. Tanto non mi prendi i piedini. Ti piacciono i piedini? Ti sparo le bolle, eh. Tutto in bocca. Bunzo? Bunzo? È la mia prima volta su Gmod e sto litigando con un Bunzo Bunny. Andiamo verso l'uscita. Questa dovrebbe essere l'ultima porta. No, aspetta, questa dovrebbe essere l'ultima porta. Devo entrare dentro Gmod. No, è questa, giuro, 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 è questa. Oh, oh, cos'era quel suono? Ah, ah, aiuto, aiuto, apri, apri. Oh, oh mio Dio. Siamo entrati dentro il Void. Benvenuti a casa mia. Siamo su Gmod. Fermi tutti. Che cos'è quello? Non ci posso credere. È uscito il libro della Locky Playtime. E lo vogliono proprio tutti. No, 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 Aki. Tu non puoi avere il libro della Locky Playtime. Tu no, no. Siamo morti. E Huggy si è mangiato il libro. E adesso come possiamo trovarlo? Ma ovviamente potete trovarlo su Amazon. Si può preordinare dal link qui sotto su Amazon. È la prima volta che lo annuncio, quindi sarete i primi fortunati che riceverete le prime copie del libro. Adesso Huggy, per favore, mi puoi ridare il libro? Dai, dai, sputalo, sputalo. Brutto deficiente, sputa il libro. Vomitalo. E qui possiamo fare tutti gli esperimenti che vogliamo. Come ad esempio, vogliamo un catnappino, uno Smiling Critters qui dentro la lavatrice? È finta. È finta la lavatrice. Eccolo. Vi presento, lei è Crafticorn, torna qui. Crafticorn, dici, cosa vuoi fare oggi? Vuoi giocare? Dove stai andando? In bagnetto? Stai andando al bagnetto, Crafticorn. Crafticorn, potevo anche portarti in braccio, eh. Guarda che respiri un po' male. Dove stai andando? Vuoi che ti apro? Ti apro, va bene. Vuoi andare a giocare fuori in cortile? Andiamo a giocare fuori in cortile. In caso ci fosse una mega esposizione a creature playtimiane, c'è il nostro pulsante d'emergenza, che è questo. Si chiudono tutte le porte, tutte le finestre. Sta camminando sul tetto. Aiuto, che paura! Non voglio, non voglio più, non voglio, voglio. Ad esempio, cosa succederebbe se in un quartiere così tranquillo dovesse presentarsi un Huggy Wuggy? Ciao Huggy. Ma non fai così con la manina come fai di solito. No, dove vuoi andare? Questa è casa tua? Sarà questa casa tua? Tetto che sbatti contro i tetti. Hai tirato una testata. Oh, scusa, ti ho fatto male il ginocchio? Ah, è vero, non hai ginocchia. Hai solo le gambe lunghe. E molto pelose anche. È strano parlare a sto coso peloso. Sì, vedi le ginocchia. Pum, 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 pum. Proviamo adesso invece a salutare il nostro caro amico Bunzo Bunny. Non preoccupatevi, ci sono anche i gattini. Non ci sono soltanto i conigli. Oh, ha smesso. Ho detto conigli e si è fermato. Oh, è ripartito. Conigli. No, non funziona. Adesso, Bunzino, vieni con me e ti porto a conoscere Huggy. Lo conosci, Huggy? Eccolo che lo conosci, Huggy. Vai, Bunzino. Ammazzalo. Ammazzalo. L'ha ammazzato in un colpo. È fortissimo questo Bunzino, eh. Torna qua. Bunzo, devi star fermo. Fermo. Buono, giù. No, fermo. Se hai così tanta voglia di schiacciare le scatole, ti faccio schiacciare una scatolina. E guarda un po'. La scatolina! Schiaccia le Poxyboo è più forte di Bunzo Bunny. Quante cose stiamo scoprendo. Ma sarà più forte di Huggy Wuggy? Bunzo l'ha battuto, quindi teoricamente, a rigor di logica, Poxyboo dovrebbe essere più forte di Huggy Wuggy. Quindi
Aghi Waghi. Aghi? Tu sei diverso dall'Aghi di prima. Vai, Bunzo! E te l'ha data, te l'ha proprio messa in quel posto. T'ha proprio inscatolato, messo il francobollo. Pa! È spedito da Amazon. Ma proviamo questo Aghi Waghi contro l'altro Aghi Waghi. Oh mio Dio. Ti sei immobilizzato? Che è successo? Ah! È arrivato l'altro deficiente. Oh, ma non ho neanche visto che è successo. Ora mi cammino. Pom, 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 pom. Si è fermato? Adesso, piccolo Aghi peloso, fermati, fermati, ti spacco le ginocchia che non hai. In fondo alla strada mi è sembrato di aver visto Mammy Long Legs. Eh sì, Mammy Long Legs. Aghi Waghi. Non la vedi arrivare, vero? Non è il momento di giocare a nascondino. Brava, usa quel tuo lungo collo per cercare Aghi, eccolo. Aghi, la aspetti così? No, no, sta scappando. Che te ridi? Che cosa c'è da ridere? Donna palla, sei fatta di palle. Oh, vacci piano con sti urli. Bravo, Aghi! Mettiglielo da dietro, no! No, scusate. Proviamo Kissy Missy contro Aghi Waghi! Sì, squeggata! Vai, Aghi! Vai, Aghi, contro le Kissy! Vai, fatele tutte! Bravo, Aghi! Wow! 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 Anche quello, Quante ne stai facendo? È instancabile, Aghi! Vai, bravissimo, Aghi! Dovranno nascere in qualche modo gli Aghini! È inutile che scappate, Kissy Missy! Vai, Aghi! So che ce la puoi fare! So che non ti stanchi mai, il tuo pelo blu è proprio pillolo blu! Vai! Da dietro, Sblam! Mangia anche quella! Ah! Mammi gelosa, eh? Mammi gelosa! La mammina gelosina di Aghi che la tradisce e gli mette le corna con altre. Mammina! Mammina pancina pallina. Comunque per ora noi siamo al sicuro. Non ci siamo ancora dovuti rinchiudere dentro al garage. No, ma non mi dite che è ancora questo Crafticorn schifoso. Crafticorn, c'è un vetro. È senza cervello. Gli smiling critters il cervello gliel'ha mangiato catnap. Muori! Facciamo così. Il giardino io lo vorrei pieno di smiling critters. E la marcia è iniziata! Dove stanno andando tutti? A parte che dobbiamo eliminare i doppioni. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Questi ce ne ho tantissimi. Quanti siete? Aspetta, quello verde ce l'ho. Che è Hoppy Hopscotch, Crafticorn, Bobby Bear Hug. Anche tu c'è un problema con le finestre, mi sa. Piggy Piggy, ma dove state andando? Me lo spiegate, per favore. Un maialino, vuoi mangiare? C'hai fame? Dove stanno andando? Kissy Missy, è meglio che corri! Corri, Kissy Missy! Stanno andando a mangiare Kissy Missy! Credo che così siano tutti. Sapete chi manca? Catnap! Catnappino! Oh, ci mancava anche Chicken Chicken! Eccolo, Catnap! Oh, ma è rarissimo Catnap, eh! Perché tutti stanno andando a Kissy Missy? Ma Chicken Chicken va dall'altra parte. Chicken Chicken, so che sei un po' stupidina, che i polli fanno schifo, tutti noi odiamo i polli. Però è di là Kissy Missy. È di là. Non vedi tutti i tuoi amici? Va bene, seguiamo gli amichetti. Che carino Dog Day. Che corino sei, piccolino. Eccoti qua. E poi guardate che corino lui. È bellino, bellino. Ma proviamo a fare uno scontro tra Chicken Chicken. Ah, perché stai andando al pollaio. Capito. Facciamo uno scontro tra Dog Day e Catnap. Però quelli piccolini. Poi proviamo quelli grandi. Oh, che fortuna, è già spawnato lui. Eccolo, l'ho trovato. No, 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 mamma mia. No, ferma. Fermati. Brutta, schifosa, maledetta. Chi mi ha ucciso? No, è inutile che cammini. Ferma. No, non far storie. So che potrebbero essere i tuoi figli. Potrebbero essere i suoi figli, eh. Cioè, come quando si può dire, potrei essere tua mamma. Sì, sei loro mamma. No, 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 ma... no, 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 ferma, ferma, ferma. Non uccidere Chicken Chicken. Ma deve essere veloce, così. Boom. Pericolo scampato. Adesso eliminiamo tutti questi. Via, e via. Non mi ammazzate? Neanche se ti avvicino così? Dai, ammazzalo. Dai, cane contro gatto! Vai! Ma cosa mi state dicendo? E con Dog Day invece? Guarda, c'è tuo papà. È tuo papà! Hai visto dove ti ho fatto presentare i tuoi genitori? Là c'è tuo papà. Puoi andarlo a conoscere, guardalo. Non ti interessa, vero? Non te ne frega niente. Forse dobbiamo forzare l'incontro. Ecco fatto. Lui è tuo papà, hai visto? Cosa ci faccio qua? No! Io ho un figlio! Scappo per il Messico! Ridatemi le gambe! Ridatemi le gambe! Dog Day? Dai, vai a ucciderlo. Oh, sta andando?
Stai andando a ucciderlo? So che è stancante andare solo con le braccia. Lo so, non guardarmi così. E allora mettiamo catnap. Siamo arrivati a questo punto dove metto catnap. Oh mamma, che paura fa. Cosa c'è? Cosa stai guardando? Cosa c'è? Non c'è niente, c'è una nuvola. Ti danno fastidio delle nuvole? Cosa è successo? Mr. Light. Oh! Ah, se l'è mangiata, l'ha mangiata, l'ha papata. Forse abbiamo capito. Tu dove stai andando? No! Ti sei mangiato... Oh mio Dio. Catnap contro Dog Day. Dog Day vince Dog Day. Oh mio Dio, Dog Day sta mangiando tutto, è fortissimo. Ha mangiato Dog Dayino. Dove sta andando? Guardalo. Aspettate, c'è Catnap. Non sai più dove andare. Sì, quello è Catnap. È Catnappino. Vai col Catnappino. 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 Ah, ha mangiato Catnappino. No, il pollo no, eh. No, il pollo no. Lasciami stare il pollo. No! È mio... Pollo? Pollo ha mangiato Dog Day? Ma come hai fatto? Ha mangiato Dog Day? Proviamo l'ultima. Aggiwaggi contro... Aggiwaggi contro Aggiwaggi contro Aggiwaggi. Cosa sta succedendo? No, non mangiarlo. Ma dai! L'hai spazzato via così. Ma cos'è l'armata attacco Aggi? Boh, uccide tutti. Lui è il più forte di tutti. Lui odia tutti. Spazza via, sculaccia le persone. Sculaccia i bambini. Sculaccia gli elefanti. Ma vediamo se riuscirà a sculacciare lui. Oh mio Dio. Oh mio Dio, l'ha visto. Sta camminando nel condotto invisibile che solo lui vede. Vai, mangialo da dietro, non sta vedendo. Sì, grandissimo. Muori. Allora, l'unico modo per uccidere questo a questo punto, dato che ha ucciso quello che ha ucciso tutti, è usare una bomba nucleare. Lo so, si possono fare queste cose in Gmod, sì, lo conoscevate? Beh, io lo conosco da tanto, ma non l'ho mai portato. Qua cerchi le mele nell'albero. C'è qualche mela qui dentro. È scemo, stupido. La mela ce l'hai tu in testa. C'è il verme e te l'ha mangiato il cervello. Abbiamo preso una minigun. Vediamo se riusciamo a ucciderlo. Oh, ma che dite? Devo farmi fare un modello personalizzato di Loki? Oppure mi tengo questa? Tanto c'è i capelli azzurri. È il mio personaggio preferito di League of Legends. Vabbè, proviamo a ucciderla. Oh, fa qualcosa. Oh, fortissimo. Non serviva la bomba nucleare. Forse però servirà la bomba nucleare per questo. Eccolo. Eccolo, serve la bomba nucleare per lui. Oh mio Dio. No, questo non gli fa niente. Cioè, potrei continuare a cucinare all'infinito, ma non gli faccio niente. Proviamo, eh. Non so cosa stia succedendo. Dal cielo. Un raggio laser dal cielo. Oh mio Dio. Oh! A Catnap. Ma è esploso Catnap. Io non volevo. È un po' troppo forse. Aspettate. L'essere più forte del mondo. Dove è andato? Sento i passettini. Eccolo. È rimasto solo lui in vita. Sei pronto, piccolino? Se resisti a questo, sei... Chicken più forte del mondo, eh. Voglio prima usare questo qua, aspettate, eh. Oh mio Dio. Ok, ho distrutto tutto. È in vita ancora! Ma come faccio l'esplosione nucleare lì, proprio lì dietro? Ok, proveremo con questo. 3 2 1 Da dove arrivano i raggi? Dalle nuvole colorate, dalle nuvole disegnate. Giuro, è la prima volta che gioco a Gmod. Non so neanche come dargli più vita a sto coso. Cioè, è sopravvissuto a una bomba nucleare. È sopravvissuto all'attacco orbital. Non c'ho più colpi. Nitroglicerina. Ah, ecco. Bastava qualcosa con Ino nel nome. Forse anche Lucchino poteva ucciderla. Io forse ho capito chi è. La persona che mi farà chiudere questo garage, come vi ho fatto vedere prima, è quella lì, è una stalker. Mi ama. Continua. Fai finta di niente. Ti ho visto mi guardavi. Stupida bambina deficiente. Comunque, per non farmi vedere più in casa, dato che questa mi continua a guardare sempre qui fuori di casa, noi facciamo così, non ne vogliamo più sapere. Andiamo nella camerina da letto. Vediamo se abbiamo una camerina da letto. Vabbè, comunque, vi è piaciuto questo primo episodio di Gmod? Che non ho una stanza da letto. Ho le stanze vuote. Beh, mi sono appena trasferito su Gmod. È normale che non c'ho niente. Beh, mi metterò qui tra un pezzo di Crafticorn e l'altro. Dall'occhio è tutto. Spero vi sia piaciuto
questo primo episodio di Gmod. Spero ce ne siano altri. Ne faremo tantissimi con Karen. Ciao!